Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Vesso e siamo di nuovo su Stone Earth. Allora, l'ultima volta avevamo fatto la statua, che ci aveva creato non ben pochi problemi. Ora, a questo punto mi sono detto, intanto scavo parecchio qua, ora vi faccio vedere dove. Ecco qua, allargo tutta questa zona, faccio poi altre due stanze, voglio scavare un bel po' per prepararmi, vedere se magari trovo qualche altra vena o qualcosa di particolare. Speravo di trovare anche più clay, che ce n'ho pochissimo, ma per ora quello ho. In più, sento una musichetta di guerra, ma non vedo chi mi stia attaccando. Non vedo nessuno. Comunque, allora, qui vedete che c'è già tutta la gente all'opera. Oddio, ma qui manca un casino di cibo per tutti gli animali. Aspettate, Sto facendo comunque una lighthouse vera, perché mentre questo qua ormai è più una torre interna, sembra più un campanile più che un faro, diciamo. Invece qui è veramente un faro, e infatti l'ho messo anche lungo il fiume dove poi c'è il mare, che mi sembra un posto molto azzeccato dove farlo. Ora però un attimo, perché ho notato che qui infatti manca un bel po' di cibo per i nostri piccoli animali. Quindi facciamo tutti e 30. Farei prima di dirgli maintain, ma so strano e faccio così. E 30 anche di questi, così per un bel po' ci dovremo essere. Per di più, mi pare infatti che possiamo fare 30 anche di questi. Tutto 30 facciamo. E beh, ci sarebbe anche le uova e compagnia bella, ma lasciamo stare. C'era un goblin? Che va per i fatti suoi. Dove va questo goblin? Potrebbe venire a rompere le scatole. Aspettate, ora qui stanno venendo un po' troppe persone. Questi sono fermi qui. E allora loro sono fermi qua. E io... Basta! Che casino! Oddio, non so più dove mandarli. Che stanno a fare? Portano via le cose. Quello per andare contro le guardie. Aspetta un attimo che le guardie lo uccidono. Stanno lassù. Un altro enemy. Un altro ancora. Non ci sto capendo più niente. Allora, uno è morto. Ok. Dovrebbero rimanere... Ah, questi sono bloccati qui. Va bene, allora mandiamo le truppe qua. E togliamo questi benedetti lupi che mi nascono sempre qua. Sempre a questo punto. Poi, qui dobbiamo fare recinti. Allora, vediamo a recinti se ho la possibilità di poterli fare. Ne ho solamente 5, quindi faccio ben poco. Allora, mi sembra, non vorrei dire una scemata, ma... Li mettiamo più vicini, perché mi sembra... Ecco, adesso li posso mettere più lontani, che poi non mi tornava un conteggio. Ok, devo fare quindi un altro bel po' di staccionate. Ok, sono arrivati. Andiamo a fare... Ah, facciamo guardando il combattimento, perché le posso fare da qua. An enemy! Un altro! Oh, mamma mia! Hanno finito qua sotto? Non li vedo. Ancora non hanno finito. Ora hanno finito. Torniamo dall'enemy. Ecco, ora l'enemy non me lo fa più vedere. Oddio, che guerra oggi. Dove sta? Vedo gente che scappa velocissima. Io l'ho perso. Siamo sempre 31, quindi non è morto nessuno. Non lo so. Non lo so dove sia. Comunque, vabbè. Qua c'era gente, se non ricordo male. Mandiamoli a togliere anche questi. Il combattimento è finito così. Quello con loro. Non so assolutamente... come ci siano riusciti. Chi è l'eroe che sfida tutti? Leon. Leon, però c'è anche questo qui vicino. No, Leon, non ti addormentare adesso. Oh, perché Leon ti sei addormentato adesso? Vai, Leon, infierisci. Pure. Oh, mamma mia. Vai, così. Non ce la farò mai. Quello me lo riporta indietro. Allora, intanto The Guardians... È diventato Trapper livello 2 e quindi, caro The Guardians, dove sei? Sei quassù. Vediamo se ti trovo. Pip, change off. E vai a fare lo Shepard. Lo Shepard, quindi sei un nuovo. Basta con questi enemy. Sei un nuovo pastore. Allora, vaso in cambio di 6 bird buff. Accetto subito, facciamo di corsa 6 bird buff.
ne potrei fare anche tantissimi, direi che di roccia ne ho un bel po'. Allora, poi torniamo qui, che gli ho dato tantissime cose da fare. Piano, piano, che ora arrediamo tutto. Allora, mi servirebbero anche un bel po' di panche, perché ora andrò a mettere tante panche dove c'era la divinità del coniglio, ve la ricordate? Che l'avevo fatta. Che non mi ricordo cosa sto cercando, cosa vorrei fare. Non ho questo ricordo, ma cavolo voglio fare. Qui lui ce n'ha per un bel po'. Qui c'è da fa'. Vabbè, niente di che. Torniamo allora. Diamo un'occhiatina se qui stanno continuando. Questo cos'è? Sì, il trader che torna. Sembra ci sia un attimo di calma adesso. Diamo un'occhiatina qui. Ok, sì, qui direi che faccio anche un po' di clay. Ok, nessuna però. Non ho trovato niente di interessante. Ma boh, peccato. Il cibo dovrebbe iniziare ad arrivare. Ancora niente, ancora non glielo portano. Questa è abbandonata a sé. Sono tutti impegnati a fare altro. Ecco, stanno iniziando a portare il cibo. Ok, va bene, vi costruisco. Invader. Va bene, lassù. Sto tranquillo che di solito le guardie oziano da quella parte. Infatti è quella lassù. Questo non è assolutamente un problema. Allora, dobbiamo togliere questi simpaticissimi arbusti, perché io qui ci voglio fare come una chiesa all'aperto. Facciamo una bella chiesa all'aperto. Aspettiamo che arrivano. Ah, ho abbellito. Andiamo ad abbellire un pochettino qua pure. Vediamo di aggiungere qualcosa. Allora, mettiamo tanto delle panche anche qua, che magari la gente si ferma così. Poi avviciniamo, giriamolo. Mettiamo qui, girato in questo modo. Questo lo spostiamo di poco. Ecco, questo pure lo mettiamo qui. E ora facciamo la stessa identica cosa appena l'avranno spostato. Certo, ora ce l'ho tutti straoccupati in giro. Anzi, va, questo di passaggio me l'ha spostato. Mi ha fatto un gran favore. Ma siete bravissimi. Vi voglio tanto bene. A questo punto mi permette il lusso di metterlo qua. E questo girato così qui. A questo punto vediamo dove ho questi. Uno, due. Ok, intanto questo piccolo percorso l'abbiamo fatto. Che potrei fare? Vediamo un po'. Mancherebbero delle panche anche in giro. Vediamo un po' se qui panche ce l'ho messe. No, ce le aggiungiamo. Panche in pietra, perché questa è una zona un pochettino più chic. Questo, questo e questo. L'aggiungiamo anche qua. Così. Ok, le panche in pietra poi le facciamo rifare. Vediamo se possiamo aggiungere altro. Vediamo un po', eh. Vediamo, vediamo. Potremmo aggiungere dei bear buff. Tipo qui, sempre per abbellire. Tanto ne abbiamo fatti tantissimi. Ecco fatto. Ok, ora mi serve di nuovo la pietra, perché mi servono di nuovo queste qua, ne facciamo 6. Ok, andiamo a dare una controllatina ai lavori che non si siano bloccati. Ah, ecco che volevo fare. Queste, le fence, fammene per ora 10 dovrebbero bastare. Dai una priorità sopra quello, anzi dai una priorità a questo, a questo. E interrompiamo. Un'occhiatina qua giù. Le galline sono a posto. Ce ne sono un bel po'. E questa sta proseguendo. Io ora a questo punto quasi quasi taglierei, perché direi che non ha senso ora farvi vedere questo. Anzi, facciamo una cosa prima di tagliare, per vedere direttamente il lighthouse finito. Possiamo dividere i costruttori. Quindi magari mettiamo proprio dei costruttori fissi, almeno tre costruttori, ecco, che trasportano e costruiscono, 4 anzi, e non vanno a minare. Quindi Darfeder, Andrea, Domenico, Gaetano, Perrone si occuperanno solamente di costruzioni e di trasporto. Almeno sono sicuro che ho delle persone dedicate e velocizziamo un po' le operazioni, perché ovviamente gli ho fatto fare più cose insieme, che io sfido la sorte. Ecco che iniziano a portare anche alcune cosette. Vediamo se qui l'hanno fatto. Ovviamente no, non sia mai.
Vediamo che lo fanno, che non si bloccano. Diamo un'occhiatina come sta procedendo qua sotto. Ci vorrà una vita prima che finiscono. Questa l'hanno finita comunque. Questa l'hanno fatta. E quest'altra che è molto indietro. Ma va bene, via. Mi accontento. Mi accontento. Un'altra casa. No, per prossimo video, non in questo, proverò a fare una fortezza. Vediamo se mi riesce e se non si blocca. Perché, diciamo la verità, io l'avevo già fatta. Questo video io già l'ho registrato. Avevo fatto una fortezza. Che è successo? Che arrivata alla fine, anche ricaricando, salvando a metà della costruzione, non c'era verso. Me la costruivano tutta, eh. Però poi non mi toglievano tutte le varie cose. Era pieno di scale, di... Ora di scaffold si dice in inglese. Ora come si dice in italiano non mi viene. Insomma, di strutture per poter costruire. E non c'era... Ecco, vedete, adesso c'è molta più gente a costruire. Adesso va molto meglio. Comunque, dicevo, non c'era verso. L'ho fatta qua. Qui c'era una bellissima fortezza, bella grande, così. Ma niente, perché poi potevo chiudere dopo con delle mura. Ma non c'è stato verso, perché appunto mi si bloccava, ricaricavo, si bloccava, arrivava a un certo punto e si bloccava. Basta, a quel punto, cioè non me le toglieva, e a toglierle a mano era un lavorone, facendo control, questo qui, facendo apparire i comandi in alto. E basta, allora mi sono detto, cancello il video, lo rifaccio di nuovo, e questa volta costruiamo una cosa diversa, facciamo il faro e sistemiamo un po' di logistica, ecco, qualche cosetta in giro, ma comunque diciamo che il grosso c'è. Vorrei aggiungere anche le pecore, ma non so se mi conviene già aggiungerle adesso, farle qui oppure no. Decliniamo questa cosa che è inutile. Tra l'altro ho sbagliato... Ma guardate che cosa triste. Madonna, ma perché? Perché a me succedono queste cose? Ah. E questa come faccio? Ora qui non mi ce la mette, giustamente. Allora, mettiamola qua. E no, perché ora mi sfalsa tutto. Lasciamola lì. Vediamo se riesco a mettere più vicine. Ma non mi ce le mette vicine. Dovrei metterle così. Me l'ha messa qui. Ci torno con calma, eh. Ci torniamo con calma. Eppure sono sicuro di averla messa bene. Vabbè, ci torniamo con calma. Facciamo così. Taglio che mi sono pure innervosito. E ci vediamo a costruzione finita. Così vediamo com'è venuta. A tra poco. Sì, erano bloccati. Ho dovuto fare, nemmeno me la distruggeva più e nemmeno me la toglieva. Ho dovuto fare control shift, insomma il solito prompt dei comandi, diciamo, la console di comando del gioco, e fare destroy sulle mura. Me l'ha tolte tutte. E così adesso mi tolgono tutto quello che hanno aggiunto. Aspetto che lo tolgo, ce la rimetto sopra. Mannaggia, voglio vedere per quale motivo non me l'hanno costruita. Ora, se fosse stato davvero... Ma che mannaggia hanno tolto poi? Verso l'alto, ma... Povero me. Destroy. Togliamole così. Niente, facciamo che ora io tolgo questi qua. Poi, praticamente, ci riprovo. La voglio riprovare a costruire. E vediamo se questa seconda volta sarò più fortunato. Ho buttato anche un bel po' di legna per fare questa simpatica cosa. Ma la legna abbonda, non è un problema questo. Vediamo se la seconda volta sarò più fortunato e ce la faccio. Magari stavolta lo faccio leggermente più lontano dall'acqua, diciamo un poligono in più. Mettiamo che magari fosse stato il poligono, magari non ci passavano, boh, che cavolo ne so. A meno male questi sono tutti accorpati. Ecco l'ultimo. Ok, pulito, ci riprovo, a tra poco. Incredibile, non me lo sarei aspettato, ma ce l'hanno fatta. Non gli ho fatto fare più niente, proprio fermo. Non hanno craftato, non gli ho detto proprio nulla, l'ho lasciati sta. Però se li lasci sta e non gli dai noia, devo dire che ce la fanno. Non si impallano e è andata. Ormai rimane poco, anche se per caso non mi tolgono queste ultime cose, non mi interessa, tanto ha suonato anche il citofono. Va bene, direi che a questo punto io lascio rimuovere queste ultime cose, queste ultime scale che sono rimaste, e poi sistemo meglio la strada, che qui ho aggiunto anche, come vedete, una piccola stradina per velocizzare anche un po' le operazioni. E questo video
sofferto, finalmente si è concluso. La prossima volta vedrò di fare la fortezza utilizzando lo stesso barbatrucco. Vediamo se, magari non facendogli fare proprio nulla di nulla, ce la fanno a costruirlo. Con questo e con un altissimo, perché non sapete quanto è alto un casino, con questo faro sul mare, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!